parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, questo è un periodaccio in cui tutti noi siamo convinti che c'è troppa gente in Italia che vive di politica. Eppure di politica si può anche morire, come d'amore, dell'amore per la politica. Maurizio Cevenini, un anno e mezzo fa, voleva fare il sindaco di Bologna. Nell'autunno del 2010 era pronto per candidarsi. Maurizio Cevenini aveva 58 anni e era forse il bolognese più conosciuto. Era conosciuto dai tifosi della squadra di calcio, era conosciuto alle feste dell'Unità, era conosciuto nelle piazze, nei ristoranti, nel Bar Ciccio, che era un luogo di ritrovo, ed è un luogo di ritrovo famoso, di tutta quella comunità che ruota intorno non soltanto al municipio, ma a tutti i simboli del vivere civile. Maurizio Cevenini era un tipo veramente molto particolare, molto, molto curioso. Figlio di un barbiere, aveva cominciato la politica giovanissimo, se n'era innamorato e ha fatto una lunghissima, meravigliosa gavetta per tanti anni. Uno degli elementi del suo modo di essere, così diverso da quello di tanti altri uomini politici, ma anche non così raro nella buona politica, nella politica di territorio, nella politica delle città, era quello di assolvere con uno spirito da atleta i suoi compiti istituzionali. Per esempio, come consigliere comunale lui doveva sposare, si metteva la fascia tricolore in rappresentanza del sindaco e sposava delle coppie. E ne ha sposate 5.000 in 11 anni, un record assoluto. Sposare una coppia in municipio è un'esperienza, ma con Maurizio Cevenini era il CEV, era una doppia, tripla, quadrupla esperienza, perché era un'esperienza di canzoni, d'amore, di stornelli, di scherzi. Il senso così vivo in una città straordinaria come Bologna della socialità, che è poi il contenuto fondamentale della politica, quando la politica esprime qualcosa di significativo, adesso non voglio fare un discorso sui valori, ma qualcosa di significativo, era per Maurizio Cevenini una specie di grande sfida, insieme un grande sogno, e il sogno era di passare da questa vita che era sempre in mezzo alle tifoserie, ai problemi della città, ai matrimoni, alla vita del comune, alla vita della provincia, alla vita della regione, alla carica di sindaco di Bologna. Carica per la quale aveva tutti i numeri necessari, aveva preso un sacco di preferenze alle elezioni, Cevenini naturalmente era del PD, a parte la parentesi storica di Giorgio Guazzaloga, i sindaci di Bologna in genere vengono dalla sinistra. Il CEV si è buttato dalla finestra e stamattina l'hanno trovato nella clinica dove aveva cominciato come centralinista e poi dopo un lungo tirocinio era diventato addirittura amministratore delegato, la clinica di Villalba. È una cosa molto triste perché era avvilito, per questo dico che di politica e di amore per la politica si può anche morire, era avvilito, era intristito, anche se aveva continuato a cercare di vivere come prima. Il fatto di aver abbandonato la corsa a sindaco per un malore, per un piccolo ictus, per una ischemia che aveva suggerito i medici, la famiglia, gli amici, gli avevano detto non puoi andare avanti con questo ritmo pazzesco, non puoi lavorare e fare politica senza risparmio in questo modo. Eppure erano tanti anni che lo faceva, era arrivato a 56 anni, appunto un anno e mezzo, due anni fa, con questo fuoco nella pancia, ecco, lo chiamano così gli americani, fire in the belly, fuoco nella pancia, che è una cosa entusiasmante, anche un po' eroica, sebbene il CEV fosse un antieroe, fosse proprio il prototipo del cittadino al servizio della comunità per un'idea bella della politica. È un giorno di lutto, ovviamente per Bologna, che è una città straordinaria, che lo amava molto, una città in cui tutti trasversalmente, di tutti i partiti, lo conoscevano. Ed è un giorno di riflessione, credo, anche sul fatto che esiste uno specifico eroismo della politica che è fatto di attaccamento alle istituzioni, alla gente, alla socialità, alla convivialità, alla verità di questo strano e difficile mestiere. A domani. Parla
Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.